Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del TG di Irpinia News. Apriamo subito il nostro notiziario con l'incontro che questa mattina si è tenuto presso il Circolo della Stampa di Avellino, rete di cooperazione internazionale tra i galli irpini francesi e rumeni per creare un progetto di impatto turistico e rivalutare i borghi del nostro territorio. Si è tenuto stamane un confronto tra il Gall Irpinia e gli altri paesi europei. Di seguito ascoltiamo l'intervista realizzata dalla collega Rosa Iandiorio a Luca Beatrice, presidente del Gall Partenio. Oggi presentiamo questo progetto importante che si chiama Village of Tradition. Ha come obiettivo quello di valorizzare i villaggi importanti della tradizione, che abbiano determinate caratteristiche comuni con i paesi della Francia e della Romania. L'intento è sicuramente quello di valorizzare le nostre risorse, le potenzialità anche turistiche. È evidente che noi abbiamo soprattutto l'obiettivo di incontrare altri paesi e di confrontare le nostre esperienze con le loro, nell'ottica di migliorare le pratiche e di potenziare proprio le nostre eccellenze. Ritorniamo in studio e passiamo all'attualità. C'è polemica nella città capoluogo da parte dei commercianti dei mercatini di Natale che sono stati dislocati con le loro casette nell'area dell'ex GIL. Ascoltiamo il servizio. Una scelta assurda, non ha criterio, senza nessun criterio. Io ritengo che se si voleva rivalutare questa zona bastava metterle tutte qui e basta. Quindi vi sentite penalizzati rispetto a chi invece è dislocato davanti alla villa comunale? Molto. Molto, perché è una confusione, vi ripeto, non è con un criterio tutto ciò. Ma alcuni ancora non hanno aperto. E non apriranno. Perché non sono state assegnate, o meglio, si sono tirati indietro nel momento che avevano capito che qui dietro non c'era nulla. Passiamo alla cronaca. Due quarantenni, un uomo ed una donna residenti nei comuni di Monteforte Irpino e Contrada, sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di cocaina. I due, avvalendosi della copertura fornita da un'attività commerciale svolta dalla donna, avevano posto in essere una fiorente piazza di spaccio proprio nella città capoluogo. Cambiamo pagina adesso e passiamo allo sport. Nel pomeriggio ha parlato la stella dell'Under 21 e terzino dell'Avellino, Zappa Costa. Ascoltiamo uno stralcio della sua conferenza stampa. Allora, io dico, per adesso sto pensando solo al Trapani, perché sappiamo che è molto più importante la partita di campionato che quella con la Juventus. Naturalmente, essendo tifoso juventino, posso dire che provo una grossa emozione. Era il mio sogno sin da bambino, quindi. Adesso è arrivato questo momento, pensiamo al Trapani, poi dopo il Trapani si penserà anche al da farsi con la Juventus. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro notiziario. L'auguro di una buona serata da Antonio Pirole dalla redazione di Irpinia News.